Allora, volevo fare una presentazione del, diciamo, curriculum del nostro Gianni Palagonia. Poco più che quarantenne, negli anni Ottanta ha prestato servizio presso il commissariato di Roma, poi successivamente è stato trasferito presso la sezione narcotici della squadra mobile di Roma. Dopo la narcotici di Roma è stato trasferito nella questura di Catania e ha svolto servizio presso la sezione rapine della squadra mobile. Successivamente è stato inquadrato nel gruppo dei Falchi, quindi è un reparto anticipo. Lì si è occupato appunto, diciamo così, di estorsioni e prevalentemente della ricerca di latitanti. Successivamente è stato aggregato al centro Criminal Poll della Sicilia Orientale. La Criminal Poll è un nostro centro specializzato di indagini sulla criminalità organizzata. In questo contesto, per mezzi straordinari, è stato promosso da agente assistente. È ritornato nella squadra mobile di Catania, sempre nella sezione investigativa. A seguito, diciamo così, di queste indagini a Catania, dopo le sue indagini, per motivi di sicurezza è stato trasferito da Catania in un'altra questura lontano dalla Sicilia, per motivi di sicurezza. È stato aggregato ad altre criminal poll, sempre la nostra sezione specializzata per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata, e successivamente è stato aggregato presso la direzione centrale della polizia di prevenzione, quindi si è occupato di terrorismo ed era stato inserito nel gruppo investigativo appositamente costituito per le indagini relative all'omicidio del professor Marco Biagi. Nel 2003, a seguito dell'uccisione del sovrintendente Emanuele Petri, è stato aggregato in un altro gruppo investigativo che ha portato poi, diciamo, allo smantellamento e all'arresto dei noti terroristi appartenenti alle Brigate Rosse. Successivamente ha lavorato per il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia e è stato inviato anche in missione all'estero. Ha ricevuto molti encomi, parole di lode e promozioni per meriti straordinari. Attualmente è ispettore. Bene, detto questo, vediamo un pochettino, noi ce l'abbiamo in linea telefonica, io direi pronto. Allora, se ci sei, puoi fare, facciamo anche una prova telefonica e puoi fare anche un saluto al pubblico che è qui numeroso, anche se non puoi vedere, però ti assicuro che è un pubblico numeroso che ha seguito con molta attenzione quello che abbiamo fatto. Allora, facciamo a te per un saluto. Sì, prima volevo dare la conferma che, insomma, che tutti riescono a sentirmi, perché io non riesco a sentire. Io ti vedo bene, sì. Sì, si sente bene, vai. Benissimo. Allora, chiaramente prima di tutto voglio ringraziare gli organizzatori di questa bellissima serata, una cosa inaspettata. Anche veramente tutti
forse anche banale, però mi è venuta in mente, me lo sono chiesto per me, perché uno decide di scrivere dei libri? Quanto ci vuol mettere della propria vita dentro? Quanta necessità di raccontare queste cose anche sotto forma di narrativa? Guarda, io ho cominciato a scrivere in un momento della vita in cui avevo dei forti disagi personali, perché ero stato trasferito per la sicurezza alla Sicilia e quindi diciamo, stavo veramente male, ho avuto anche delle vicissitudini insomma, con l'amministrazione, a volte non ci si capisce, e poi invece tutto si è chiarito e quindi sono andato nella Sicilia e sono andato in questo luogo dove vivo. Diciamo che ho cominciato a scrivere perché avevo tanta rabbia. La rabbia era dovuta al fatto che in un momento particolare alla mia vita in cui sono stato trasferito non avevo neanche i soldi per mangiare. Nello stesso periodo i venditi guadagnavano 4 volte il mio stipendio. E per me era una cosa che veramente mi faceva sentire molto frustrato. E quindi partendo diciamo da queste decisioni personali, perché io gestivo per molti anni gestivo venditi, diciamo ho cominciato a raccontare prima per tirare fuori un po' la mia rabbia e quello che era un po' la mia vicenda professionale, poi più piano invece anche